Mi chiamo Felice Gimondi. Sono nato nei pressi di Bergamo il 29 settembre del 1942. Faccio il corridore ciclista da 15 anni, da 9 in qualità di professionista. Come la maggior parte dei miei colleghi, sono sposato e ho due figlie. Le mie vittorie più importanti sono il Tour de France nel 1965, il Giro d'Italia nel 1966 e nel 69 e il Giro di Spagna nel 1968 e nel 1973 a Barcellona il campionato del mondo. Durante i miei 15 anni di carriera ho partecipato a più di 2000 corse. Ogni anno io percorro in media dai 30 ai 35.000 km in bicicletta. A tutt'oggi ho partecipato al Giro d'Italia 9 volte. Dieci anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia, corridori, direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale. E gioia quest'anno tanto più grande in quanto per la prima volta nella sua. Per la prima volta nella sua storia, ha proseguito il Santo Padre, il giro prende il suo avvio dalla città del Vaticano. Potete immaginare quanto vi siamo vicini con i nostri migliori auguri. Siamo orgogliosi che ci abbiate reso questo onore e che ci chiediate la nostra assistenza spirituale. A tutti la benedizione. Amen. Ogni anno, in maggio, fin dal 1909, una strana carovana si mette in moto per attraversare tutta l'Italia. Il giro, vale a dire 22 giorni in bicicletta, quasi 4.000 km sotto il sole cocente, sotto la pioggia, sotto la sferza del vento e la morsa del freddo. Il giro significa le manchevolezze del mezzogiorno, la sorprendente bellezza degli Abruzzi, la fertilità dell'Emilia, Roma, Pompei, Amalfi, Modena, Sanremo, i passi delle Dolomiti, la pianura padana e infine il traguardo, Milano. Fatta eccezione unicamente per il Tour de France, il Giro è la più lunga e la più faticosa corsa ciclistica del mondo, una delle ultime grandi avventure del nostro tempo, una delle più dure competizioni sportive. Tuttavia, per 40 milioni di italiani è una festa popolare, il grande spettacolo dell'anno. Terza tappa da Pompei a Sorrento. Il gruppo dei 140 corridori prende il via. Sono fra essi quasi tutti gli assi del ciclismo internazionale. Il grande favorito è Eddy Merckx, Felice Gimondi, l'idolo degli italiani appassionati di ciclismo, lo spagnolo José Manuel Fuente, re della montagna, Bitossi, De Vlaeminck, Battaglin, Conti, Moser. Durante il corso delle prime due tappe, Roma-Formia e Formia-Pompei, non è successo niente di particolarmente eccitante. Queste tappe sono state vinte rispettivamente dall'outsider Raybrook e dal velocista Sercuti. I primi risultati significativi si avranno alla fine della terza tappa.
Attenzione, qui Rai 1. Qui stazione volante del giro sulla frequenza d'onda 100. La partenza della terza tappa è avvenuta puntualmente alle ore 11:30. Il percorso è lungo soltanto 137 km. La prima costeggia il mare fino a Sorrento, quindi, passando per Positano, raggiunge Amalfi. In seguito i corridori affronteranno le prime difficili montagne del giro, la Gerola e Monte Faito, alto 1082 metri. Da Monte Faito una ripida discesa riconduce al traguardo di Sorrento. Siamo ai piedi del Monte Faito. Fuente ha iniziato un tentativo di fuga e sta dando la scalata alla montagna, avendo già 30 secondi di vantaggio sul primo gruppetto di inseguitori, al comando dei quali si è posto Eddie Merckx. Ed ecco che ora Eddie Merckx si trova al secondo posto nel gruppetto degli inseguitori. Il suo distacco è aumentato. Il suo ritardo su Fuente è ora di un minuto primo. Fuente, il numero 91, in questo frattempo ha aumentato il suo vantaggio portandolo ad un minuto e 10 secondi. Al suo inseguimento ecco un gruppo del quale fanno parte Gimondi e i due compatrioti di Fuente, Lascagno e Uri Besuri. Segue un secondo gruppo di corridori, tra i quali si trova Eddie Merckx, ma questo gruppo è stato distanziato. Esso infatti registra un ritardo di un minuto e 30 secondi. Evidentemente le condizioni di forma di Merckx non sono delle migliori. Ecco il primo gruppo degli inseguitori, tra i quali Gimondi. Eddie Merckx ha assunto il comando del secondo gruppo di inseguitori. Questo gruppo però perde sempre più terreno. Chilometro 108. Fuente continua ad aumentare il suo vantaggio. Precede di ben 2 minuti il gruppo dei suoi primi inseguitori. Non credo di essere un buon scalatore soltanto perché sono nato e cresciuto in una regione montagnosa. Io credo che dipenda soprattutto dal fatto che peso pochissimo. Sono un appassionato delle scalate e sono anche convinto che il pubblico apprezzi particolarmente la drammaticità delle tappe di montagna e gli sforzi fisici che esse richiedono. Nell'attaccare la salita di Monte Faito ho voluto soprattutto costruirmi in montagna un vantaggio tale da impedire a Merckx di rendersi pericoloso fin dall'inizio del giro. In pianura e in discesa il mio peso piuma mi pone rispetto agli altri corridori in una posizione di grande svantaggio. Il numero 91, Fuente, raggiunge per primo la cima di Monte Faito. Ora ha inizio la discesa lunga 25 km verso il traguardo di Sorrento. Lo spagnolo José Manuel Fuente vince la terza tappa con 33 secondi di vantaggio su tutti gli altri, conquistando così la maglia rosa.
La maglia rosa è il simbolo del primato in classifica. Ogni giorno il tempo impiegato da ciascun corridore viene aggiunto alla somma dei suoi tempi precedenti. Il corridore che avanti il minor tempo risulta il più veloce e riceve la maglia rosa. Meglio quello che io pensavo, ma... È stata veramente una corsa dura. Quando abbiamo iniziato a dare la scalata alla prima montagna, la Gerola, ho spedito in avanti il mio compagno di squadra, Lascagno, che è subito scattato in testa, vincendo così il primo traguardo della montagna. E purtroppo però, prima del Monte Faito, Lascagno è rimasto indietro. E così ho dovuto portarmi in testa e fare io stesso l'andatura. Forse sono stato precipitoso, perché la salita del Faito è molto lunga e la strada è molto ripida. Perciò ho perso di nuovo alcuni secondi. Durante la scalata al Monte Faito mi sono accorto che Merckx era vittima di una crisi improvvisa, tanto da dover rinunciare all'inseguimento. Il fatto è certamente in rapporto con la malattia che ha avuto prima dell'inizio del giro. Quando una volta tanto succede che Merckx non riesca a far parte della pattuglia di punta, subito si crea nel gruppo dei corridori un grosso scompiglio. Per molti Merckx è una specie di guida, di faro. Se si spegne la luce del faro sparisce anche il punto di orientamento. Le mie probabilità nei rispetti di Merckx? Beh... Abbiamo davanti a noi ancora ben 19 tappe. E qui, dopo quanto ho riferito sul piano di indicazione di politica organizzativa, entriamo nel vivo, e in questo caso nel vivo dell'organizzazione. L'organizzazione, dice Torriani, non va considerata soltanto da un punto di vista teorico. Bisogna vederla nel suo insieme, come un tutto vivente. La carovana del Giro è composta da un numero di persone oscillante fra le 900 e le 1000. Il Giro porta al suo seguito 240 vetture e 60 motociclette. 60 automobili sono a disposizione del personale che accompagna i corridori, dei meccanici e degli addetti all'assistenza sanitaria. 47 automobili e 16 motociclette sono riservate all'organizzazione del Giro. La radio e la televisione hanno a loro disposizione 18 macchine e 15 motociclette. Le equipe cinematografiche 17 auto e 5 motociclette. I giornalisti hanno 64 automobili, i tecnici e gli ospiti 10. E poi c'è la polizia stradale con 10 automobili e 22 motociclette. Tutti questi mezzi di trasporto sono collegati tra loro via radio. E tutti i partecipanti al giro possono ricevere notizie della corsa minuto per minuto. Moto 1, sì, va bene, passo. Giro 2, per favore. Lungo il percorso vengono installate speciali autoradio che tengono al corrente della gara il pubblico ammassato lungo i margini delle strade. Così anche i più piccoli villaggi possono usufruire di un notiziario completo. Accompagnano il giro 150 giornalisti che scrivono per 350 giornali. Ogni sera dal centro stampa approntato appositamente ad ogni traguardo di tappa mandano i loro resoconti in tutto il mondo. Attenzione, qui Rai 1. Vi parliamo dal traguardo della quarta tappa, la Sorrento Sacri. I corridori sono giunti in prossimità del traguardo in gruppo compatto. Erste Rose de Fleming, Belgien, 5 Stunden 58, 36 Stunden mit 34,1. Zweite Vicino, Italien, dritte Cavazzi, Italien, vierte Johann Ruf, Bundesrepublik Deutschland, Roccado, fünfter Cercle, le premier de Belge, Rose de Fleming. 5 dice Torriani, che la professione dell'organizzatore non è di quelle che si imparano. L'organizzazione del giro costituisce una specie di mobilitazione. Bisogna chiudere al traffico certe strade, coordinare i passaggi di tutta la carovana con l'orario delle ferrovie e mantenere costantemente sotto controllo 12 milioni di spettatori disseminati lungo tutto il percorso. A questo bisogna aggiungere tutto quello che riguarda la corsa vera e propria, e cioè il finanziamento, le squadre, la giuria, la pubblicità e non ultimi i molti problemi che si presentano ogni giorno ad ogni tappa del giro. Non credo proprio che tutto ciò si possa imparare. Secondo me, per organizzare una corsa del genere, non c'è dubbio. Bisogna esserci nati. Oh, io trapata.
Thank you.
armonia. In questo momento è stato dato il via alla quinta delle 22 tappe del Giro d'Italia. La tappa odierna copre il tratto che da Sapri porta a Taranto. La sua lunghezza è di 215 km. Normalmente, il cosiddetto controllo dei rifornimenti avviene dopo i primi 100 km di ciascuna tappa. Solo in questi posti di rifornimento, tutti stabiliti in precedenza, è permesso al personale addetto di distribuire i sacchetti dei viveri ai corridori. I sacchetti contengono dai 3 ai 5 panini imbottiti, della frutta, del tè freddo e dell'acqua minerale. Cieli con la faccia di cera, con la faccia di cera. Anche il giro ha le sue consuetudini. Tra le altre va notata quella di sostare qua e là presso trattorie e ristoranti per far man bassa di tutte le bevande analcoliche. Generalmente avviene che i proprietari di questi locali pubblici si sentano talmente onorati da rifiutare ogni pagamento. I corridori più giovani vanno alla ricerca di bevande analcoliche per rifornire il proprio capitano e gli altri concorrenti di maggior spicco della loro squadra. Da questa loro premurosa collaborazione ebbe origine la denominazione portatori di acqua, che oggi però ha assunto un significato del tutto diverso. Attualmente il portatore di acqua è un collaboratore che ha il compito di fiancheggiare in tutte le fasi della corsa la tattica del capitano della sua squadra, provvedendo a evitargli fatiche inutili. Ci cantano la marcia funebre e le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che per ora ci dà. Vi riferiamo mentre è in corso di svolgimento la sesta tappa, la Taranto-Foggia. Sono 206 km di strada molto piatta, priva di una qualsiasi discesa ristoratrice. Fa un caldo eccezionale, non un solo alito di vento si può